Bentornati tutti a Creare con i Fiori. Lo vedete, io sono in compagnia di una new entry, ve la presento subito, la nostra Valeria Pesciarelli, ben arrivata. Grazie. Nel cuore dei giorni in questo nostro spazio rosa. Lo vedete anche, come vi ho preannunciato, oggi faremo una bella composizione con la regina degli ortaggi. Allora, il periodo la chiama proprio, la zucca. Allora, la Valeria. La zucca o cucurbita? Ecco. Il nome scientifico. Sì. Come si chiama il nome scientifico? Cucurbita. Allora, oggi che cosa ci farai, Valeria? Oggi vi farò una composizione in questa zucca che ho preventivamente già scavato. Certo. Allora, prendiamo una zucca di dimensioni abbastanza piccole. Piccole no? medie, piccole sì. Medie. Possiamo anche farla più grande se vogliamo fare un centro tavola molto grande. Allora, la scaviamo, togliamo la polpa all'interno. Togliamo la polpa con un cucchiaio, sì. Non sono varietà buone da mangiare. Sono qua. Commestibili, ma non sono buone. Buonissime. Quelle, diciamo, da utilizzo in cucina sono altre varietà. Allora, io mi sono già preparata la spugna. Allora, iniziamo a parlare, Valeria, degli strumenti che ci occorrono per fare questo piccolo centro tavola. Allora, prima di tutto, insomma, la zucca è fondamentale, certo. Una piccola zucca. Poi? Poi ho il mio coltello, le cesoie e poi ho i materiali che utilizzerò. E anche, vedo anche la spugna per fiori che io ho già sagomato per l'interno della zucca. E l'hai imbevuta di acqua, perché io sì, la vedo... Prima si fa, sì. Ah, si fa tutto prima. Diamo il passo passo, che cosa occorre fare, tutti i passi necessari. Ok, allora. Utilizziamo una bacinella con dell'acqua e appoggiamo la spugna asciutta sul pelo dell'acqua, prenderà l'acqua da sola, l'assorbirà e quando arriva a essere completamente bagnata la possiamo estrarre, tagliare... Perché e di solito si comprano così quadrati, in realtà sono di questa mattoni. Dimensione, delle mattonelle più o meno 10x25 e una volta bagnata si possono tagliare. Ah, allora prima vanno bagnate e poi vanno tagliate, sì. Questo è il segreto. In questo caso poi avrò bisogno di tagliarla ulteriormente sulle pareti fino a riuscire a ottenere una dimensione che mi si incastra. Poi adesso magari mi tolgo quella un po' in eccesso. Con un coltellino semplicissimo. Ci vuole molto per togliere tutta la polpa all'interno della zucca, 5 no? 5 minuti, per una dimensione così 5 minuti. Sì. Allora, poi iniziamo a prendere, a tagliare dei... Del verde, questo si chiama Ming, è un asparagus, è una delle tante varietà di asparagus. Ecco, e questo lo mettiamo tranquillamente anche perché il rametto ce lo consente di poterlo inserire all'interno. Della spugna. Sì. Allora, qual è il segreto per non sbagliare? Perché di solito, insomma, noi magari neofite, noi iniziamo a riempire il centro invece il bordo. Assolutamente sempre prima il bordo, che mi dà la dimensione poi finale della composizione. Allora, mettiamo il verde. Allora, come ti è nata la passione? Io perché voglio conoscere un po', insomma, le ospiti che noi, insomma, veniamo, le vediamo qui al cuore dei giorni. Allora, come ti è nata questa passione? Fare le composizioni floreali, anche inventarti, anche perché, insomma, dagli ortaggi creare un centro tavola. Sì, ma gli ortaggi è una cosa successiva, in realtà prima sono partita dai fiori, però diventano un complemento ottimale per i fiori. Certo. Segnano il passo delle stagioni, no? Allora, nel tuo laboratorio, Fiorile si chiama, ben presto, insomma, allora la nostra Valeria avrà anche un sito internet dove sicuramente potrete scrivere, anzi io vi ricordo che al cuore dei giorni in questo nostro spazio rosa voi potete scrivere e chiedere dei consigli a tutti i nostri ospiti, alla stessa nostra Valeria. Vi ricordo l'indirizzo, al cuore dei giorni e spazio rosa, via Aurelia 796 00165 Roma, lo vedete, dunque prendete nota e scriveteci e chiedeteci tutto quello che vi salta in mente. Allora Valeria, continuiamo, noi stiamo facendo questa nostra bella composizione, abbiamo utilizzato una piccola zucca e adesso la stiamo riempendo con un po' di verde. Sì. Questo si trova facilmente in commercio? Questo al mercato di fiori si trova senza problemi. Senza problemi. Se no in negozio, presso il negozio di fiori. Allora, vedete? Ecco, una volta riempito la zucca. Di verde, passo alle gerbere. Ah, certo. Arancio, quindi toni autunnali. Gerbero o gerbere? Gerberine in realtà. E l'accento può essere utilizzato in entrambi i modi. Queste sono delle varietà piccole, se no generalmente si trovano più grandi. Più grandi. Anche qui mettiamo. Il segreto è sempre fare la punta.
agli steli. Ah, infatti, guardate, facciamo vedere Valeria come va tagliato esattamente, guardate, sì. La punta è sempre trasversale, è questo è l'effetto, e mai ovviamente tagliarla di netto in senso orizzontale, no, sempre verticale. No, perché poi ha difficoltà a entrare in spugna. Ok, allora andiamo avanti. Allora, questo noi abbiamo scelto oggi, tu hai scelto anzi le gerbere, ma in realtà si possono utilizzare anche altri fiori, oppure questi sono di stagione? No, possiamo utilizzare i fiori che vogliamo. In quel caso, in quella composizione centrotavola, dove ho inserito delle zucche, cioè non sono scavate come qui, sono inserite nella composizione. Ma queste zucche sono... Ah, ma sono tutte sono vere? Sono tutte vere, assolutamente. Ma pensavo fossero di plastica queste. No, sono tutte vere. Ah... Che beh, le inseriamo così tranquillamente, poi ci farai vedere come vanno inserite, in che modo. Io ho usato delle protee, che sono questi altri fiori qui. Come si chiamano? Protea. Protea, belli questi fiori. Sì. Ecco, le gerbere, per cui in realtà se noi vogliamo fare un centrotavola arancione sull'arancione e sul verde, insomma, sui colori un po' anche autunnali. Tipicamente autunnale, no? Facciamo con... Allora qui, ecco, vedete... coltellino va sempre usato così. Poi passo all'utilizzo di un altro fiore. Questo che fiore è? Questo si chiama Santino. Santino? È il suo nome commerciale, in realtà è un crisantemo. Ah. Ramificato, piccolino. È un crisantemo questo? Santino perché è tipico del periodo dei morti, così. Sì, ecco. E è piccolino, guardate. È vero, è un crisantemo molto piccolo. Guardate quanto è carino questo fiorellino, e questo si abbina bene all'interno della nostra composizione. L'importante in realtà è avere un coltellino con una lama molto sottile e che taglia, insomma, abbastanza affilato. Perché affilato, sì. Vediamo. Ecco, e poi ci mettiamo quello che... Queste sono bacche di rosa. Bacche di cioè rosa. Le fioriture delle rose ramificate che avvengono nel periodo di maggio-giugno, in questa stagione diventano bacche. Ah. E per cui queste... Alcune sono utilizzate in cucina, alcune sono utilizzate invece a in scopo decorativo. Anche. Sì, okay. Sì. E come si... Davvero in cucina si mettono ci come... Ci si fa anche la marmellata, si utilizzano... In tanti modi, insomma, in tanti si può... modi, sì. Guardate quanto sta diventando carino questo centrotavola, e non ci vuole molto, forse l'unica cosa un po' troppo impegnativa è la spugna, per chi non ha la dimestichezza nel tagliare la spugna vera e propria. Beh, è un lavoro semplice. Sì, questo è un lavoro semplice. Sì. Io allora finiamo questa piccola composizione, Valeria, poi facciamo vedere come si bucano, guardate queste, ma dove si trovano queste piccole zucche? Tranquillamente al mercato, no? Al mercato dei fiori senz'altro, nei mercati rionali di frutta e verdura si trovano magari dimensioni ma un pochino più grandi, cioè, queste sono solo varietà ornamentali, cioè non si possono insomma mangiare commestibili. La genaria, mentre la cucurbita, che è un'altra varietà, è più adatta alla cucina. La genaria è più adatta. Allora, facciamo vedere al volo, perché abbiamo pochissimo tempo, come si fa a inserire questa piccola zucca all'interno della nostra composizione. Allora, si incide appena un po' un punto dove potrebbe entrare poi un bastoncino. Abbastanza morbido. Soltanto inciderlo oppure fare una... Sì, diciamo fargli l'invito per l'ingresso. Perché in realtà è la buccia quella un po' troppo spessa, all'interno c'è la polpa. Sì. Guardate, e poi può bellezza. Essere inserita in spugna. Ora in questo caso non la utilizzerei. Certo, no, perché insomma perché? È già troppo, ci sono però, le gerbere che fanno. Però per quella sicuramente la prossima volta faremo quella, Valeria. Sì. Grazie alla nostra Valeria, grazie per essere grazie stata in nostra.